Orvieto è città nota e celebrata per numerose sue bellezze d'arte e di paesaggio. Io, per visitare quest'altro vecchio amico orvietano, non disponevo che di una serata e di una nottata. L'amico, da me avvertito, mi accolse alla stazione e subito imprendemmo un gran giro per la città, che era appena cominciato, quando la luce pubblica venne per qualche ragione per qualche tempo a mancare. Ma c'era la luna e la città stessa poteva presentarsi ai nostri sguardi nella sua più cupa e misteriosa magnificenza. Ignote architetture, porticati palazzi, nascondendo volta a volta le fronti o lasciando che si soffondessero di un beffardo pallore, stringendosi e quasi accavallandosi in silenzioso tumulto o aprendosi invece e largamente, chiudevano strade di viva tenebra o davano il luogo a piazze in cui dilagato ristagnava il chiaro di luna. S'era fatto tardi e le vie erano, come dire, deserte. Seguitammo la passeggiata per venire da ultimo ad affacciarci sulla valle da un altro lato, stavolta in piena luna. È assurdo volersene andare domattina, o meglio stamattina presto, poiché a Orvieto non ci sono soltanto i diavoli alati di Luca con donne nude a cavalcioni sulle spalle. A Orvieto, anzi al mondo, c'è anche il Pozzo di San Patrizio, che tu non hai mai visitato. Il Pozzo di San Patrizio, ripeté con una certa soddisfazione. L'insigne monumento doveva essere una sua immagine ossessiva. È d'altronde vero che se non ci sei mai stato, invano mi studierei di fornirtene un'idea o di muoverti alla sua pericolosa eppure necessaria conoscenza. Il Pozzo di San Patrizio, per adottare subito il linguaggio appropriato, è l'unica e verace gola del verace inferno. Non basta. Esso è addirittura una dimensione del mondo fisico, sicché gli uomini potrebbero benissimo dividersi in coloro che non lo hanno veduto e in coloro che, avendolo invece veduto, sono in più ricchi di un'insostituibile seppure disperata esperienza. O se lo guardi di fuori, nulla potrebbe metterti in sospetto. Vero sepolcro imbiancato, il mostro si cela sotto una specie di tempietto d'amore, finemente fregiato, che ha perfino degli aiuole intorno. Ma si schiuda appena la porta dell'erebo e il suo fiato di peste e di morte basterà a scorare il più intrepido. Oppure ti lasci offuscare dal buon senso. E allora, che cos'è il Pozzo di San Patrizio? Tutti lo sanno. È un comune pozzo, se non che di grandi proporzioni, di grande profondità e di bella o bellissima architettura. Due rampe larghe tanto che possa passarvi un ciuchino col suo carico si avvolgono a spirale verso il fondo, raccordate da un ponticello che varca l'acqua, cioè la falda che il pozzo è andata a ritrovare. Finestroni a vista interna sono disposti a intervalli regolari lungo codeste rampe. E qui, appunto, per Dio, è da riconoscere un altro diabolico accorgimento. Perché che bisogno c'era di una tal vista? Gli ingenui giungono a fare il nome dell'illustre architetto. Aggiungono che nei tempi antichi il pozzo approvvigionava la città, eccetera, eccetera. Rise l'amico un po' sinistramente. Entri dunque questa gente saputa che di tutto dà ragione. Entriamo dunque e inabissiamoci. Entriamo, dico, e passiamo pure sulla relativa sensazione di un vuoto interamente chiuso, che è tra le più paurose possibili. Ma in che modo, lo ripeto, darti un'idea di ciò che vedrai? Affacciarsi a uno dei finestroni verso il remoto, quasi invisibile fondo, non è prudente. Una creatura sensibile non resisterebbe forse alla tentazione di precipitarsi in quel vuoto, tanto per porre fine alla subita e già intollerabile angoscia. Non ci rimane che contemplare la concava parete di fronte, atra, sudante, sparsa di muschi brunici o appena verdognoli. Scendiamo ancora e già a nostro maggior tormento il vuoto comincerà a torreggiare, posso dire soltanto così, da una parte, seguitando a vaneggiare dall'altra, donde si levano lugubri echi, sicché doppio sarà l'orrore del solido aggiunto a quello del vuoto propriamente detto,
e se sporgerai il capo e guarderai in alto, forse già attraverso lo smorto lucernario, ti sarà dato vedere una stella in quel dischetto di cielo, per te laggiù sempre crepuscolare. E giù, giù da questo fondo principia ad alzarsi invisibili volute un'orrida fumea biancastra, il cuore del mostro vapora come vaporava la bocca del dragone ucciso da San Giorgio. E sempre più si fa funesta all'aria e luttuosa la già incerta luce, sempre più s'abbuia la concava parete di fronte, mucida, marcia. Poi gli stessi muschi restano indietro. Neppure questi abitatori d'Avelli osano spingersi fin lì. Il sole di Dio, gli alberi, le case, i mille aspetti e le mille voci della natura sono ormai il sogno di un sepolto. Bene, soggiunse ora l'amico, riprendendosi in parte dalla sua strana esaltazione. Bene, e che cosa ho detto? Nulla, via, nulla. Ma ecco, potrò forse aiutarmi con un'immagine, se così devo chiamarla, con un esempio, insomma. C'era qui un tale, un orgoglioso, che di più non saprei dirne, e non importa sapere che mestiere facesse o perché io mi accompagnassi talvolta a lui. Il suo orgoglio era però qualcosa di coperto e nascosto, di voluttuoso e ignominioso a un tempo, anche di inceppato, come sempre il vero orgoglio, che mentre è pago di se stesso divora. Ora avvenne che con costui visitassimo il pozzo di San Patrizio, e qui egli dové cedermi il suo segreto. Dal suo volto, dai suoi piccoli moti inconsci, dalle sue piccole reazioni vanamente represse, da tutto ben presto trasparve, esplose la sua passione dominante, che il terribile luogo liberava da ultimo, scatenava incompostamente. Il suo ghigno incontrollato, incontrollabile, era atroce, e davvero negli occhi gli lucevano bagliori d'averno. Non è, si intende, che facesse o dicesse nulla di eccezionale, ma forse che la passione ha bisogno di un oggetto definito? Beh, neppure così mi sarà riuscito di farti capire. Ma senti, si immagina di solito l'orgoglio come un che di eminente, di elevato o sovrastante. Eh no! Urlò da capo l'amico. No, è invece un che di vacuo, di vaneggiante. E veritiero è il mito antico di cui ebbi quasi letterale illustrazione, che vuole l'orgoglio appunto avere aperto il baratro infernale. Ebbene, io affermo che il pozzo di San Patrizio, se non esso stesso orgoglioso, è però dell'orgoglio la figura più fedele. Ed è comunque cosa d'inferno.